Durante una mia visita guidata, nel gruppo che mi seguiva c'era una bambina sorda. Mi resi conto che mentre tutti comprendevano le mie parole, lei non capiva. Questa cosa mi disturbò molto. Le mie spiegazioni non arrivavano a tutti. Capii allora che l'accessibilità era la mia vocazione. Utilizzare un linguaggio adeguato, semplice e diretto è fondamentale. Quello che dici e come lo dici può fare la differenza. Per questo decisi di intraprendere un percorso, studiare la lingua dei segni, affinché potessi colmare questa mia lacuna. La comunicazione, per essere veramente efficace, deve viaggiare contemporaneamente su due canali differenti, quello vocale e quello visivo-gestuale. Il segno eseguito nello spazio evoca un'immagine. L'immagine ha un impatto molto forte, arriva a tutti. Così mi piace cominciare una spiegazione partendo da un dettaglio, focalizzare l'attenzione su di esso fino ad arrivare alla sua interezza, ovvero il panorama. Perché il panorama è condivisione, è il mio regalo finale, il mio abbraccio ideale.